La Badia di Fiastra di Tolentino lo scorso weekend ha ospitato la decima rassegna nazionale degli oli monovarietali, ottenuti a partire da olive di una sola varietà. Promossa dall'Assam, Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, la rassegna è divenuta negli anni punto di riferimento consolidato per l'olivicoltura di qualità. Diverse le iniziative tecniche, divulgative e promozionali organizzate, molti anche i riconoscimenti assegnati ai produttori provenienti da numerose regioni. Per tecnici ed esperti assaggiatori sono state previste sedute di assaggio, seminari di aggiornamento sugli oli monovarietali, giochi a squadre di sfide e confronti, coinvolti anche i visitatori meno esperti che hanno potuto degustare alcuni oli presenti in rassegna. La manifestazione che intende valorizzare il patrimonio olivicolo italiano di caratteri tipici delle varietà autoctone tramite gli oli ottenuti da una sola varietà di olivo rappresenta da sempre un'occasione per individuare le peculiarità espresse dal genotipo legato ad uno specifico territorio di coltivazione. Per quanto riguarda la nostra regione, l'estrema variabilità del patrimonio olivicolo fornisce presupposti per la valorizzazione dell'olio in tutte le sue sfumature. Sono circa 20 le varietà autoctone che caratterizzano da secoli il nostro territorio. Tra le più diffuse ricordiamo Raggia, Mignola, Coroncina, Piantone di moiano, Piantone di Falerone, Carboncella, Ascolana Tenera e tante altre ancora. La superficie olivicola delle marche è di circa 10.000 ettari in coltura intensiva. La produzione media è di circa 40.000 quintali, soggetta ad oscillazioni negli anni a causa dell'alternanza produttiva tipica della specie di olivo. Le aziende sono invece 25.000, 165 frantoi operativi in tutta la regione, di cui circa una metà sono anche confezionatori. La produzione totale di olive nella campagna 2012 è stata di 279.510 quintali. Al primo posto troviamo la provincia di Ascoli Piceno. Il settore olivicolo è importante per la nostra economia. E come tale va promosso e valorizzato. Conoscere gli oli monovarietali significa prenderne i profumi, i sapori, sapere che varietà diverse consentono di esaltare le peculiarità di ogni piatto, dandogli un gusto ancora più gradevole. Inoltre, un olio monovarietale ha proprietà salutistiche e nutrizionali fondamentali per la nostra dieta mediterranea. Insomma, meglio sempre poco, ma buono.